Raga, sono appena tornato a casa, la partita è iniziata. Devo sbrigarmi, assolutamente. Ok ragazzi, ci siamo. Che parto, che cazzo di parto. Ragazzi, bruttissima notizia, mi sono perso il gol di Diaz perché stavo tornando a casa dalla stazione. E iniziamo sul 1-0, ragazzi. Non mi è mai capitato una live reaction, giuro. Ragazzi, la prima volta che si è segnato nel primo quarto d'ora di partita è stato contro la Salernitana. Del pallone, ciao. Ho detto, vabbè, oggi già tanto se se ne fa uno, abbiamo fatto entro 10 minuti. È la sfiga. Ho detto, vabbè, dai, torno a casa anche se mi perdo 10 minuti. Invece no, col cazzo proprio. C'è una punizione per il Tottenham. Son, nella zona d'attacco. Ma io mi chiedo, perché sta giocando Kier? Quindi è Tomori che è rimasto fuori. Fatemi capire perché, ragazzi, ero in treno fino a poco fa, quindi non so niente di questa partita. E mi rode già aver perso il gol, che a differenza di Dazon non lo puoi neanche mandare indietro. Che rabbia. Attenzione, attenzione, attenzione. Va a cagare, vai. Un attimo, skip. Tutto pallone. Complimenti al Milan per l'ottava Champions, dicono. Vabbè, dai, non go fare. Esageriamo, dico. È importante sta vittoria, però. Complimenti anche a Italia per il quinto mondiale nel 2022. Sì, questo ci sta. Sì, dice che arriva, attenzione. Addio, 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 addio. Sto qua non è. Mamma mia, dai, che c'è sbrigato. Un po' di paura, sì, un po' di paura. Ci dicono Leao è un Nia. Sì, però potrebbe essere adesso. Potrebbe essere adesso. Puntalo. Dai. Tutto bene. Sì. Brutta idea. Perché? 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 E allora mi sa che paragonabile. Per il me. Penso che l'abbia fatto per il me. Non c'è altra spiegazione. No, vabbè, no, queste volte, dai, questo. Sì. Questo è fuori gioco. Non ci credo, ha parato. E poi il destro sulla tra. Codo! E Tatarusa. Codo, ma fuori gioco, dai, per forza. Stupendo, stupendo. Però Kane non è. Sì, ma a fischialo prima, sì, però a fischialo prima. Guarda là, fratello. Dai, no, dai. Ma sei visto da qua? Ha lasciato correre il guardia. Ma era proprio. Sembrava troppo lento. Si vedeva subito. Qui ha cercato una gran cosa. Qui miracolati proprio. Bravo. Ma che poi ancora deviare. Vabbè, Tatarusano ha fatto la parata della partita. Ora passeranno 6-7 gol prima che ripari di nuovo. Deve essere segnalato immediatamente. Però almeno la sua l'ha fatto. Il suo l'ha fatto. Sì, esatto. Vabbè, diciamo che era fuori gioco. Almeno quello è il senso. Però non evitare che. Che si facciano le cose. Stanno combinando, fratello. Sì, però ragazzi, cioè, non possiamo sempre essere al limite del rischio là dietro. Ancora fuori gioco. Ancora fuori gioco. Ancora fuori gioco. Dai, non possiamo essere al limite del rischio là dietro. Cioè, ok, tutto, rischiando però... abbastanza. Ma non ho visto un tiro, frate, serio. Non ho visto un tiro del Milan da quando l'abbiamo. Forse... da quando lo sto. Da 25 minuti. No, pure ha un tiro l'ha fatto. Quello che l'ha sparato in curva. Ah, sì, chiamalo tiro. Cioè, ancora la faccio qualche volta per ora. Oddio! Che matto! C'era fuori gioco di Romero da. Ancora fuori gioco. Ancora, frate, basta. Non me ne guardo più. Tanti 60 fuori giochi. 11 Ibrahimovic in maglia bianca ci sono stasera. Mamma mia, ma io l'ho detto. Che ero più tranquillo per questa partita che per il derby. Non vorrei avere del derby comunque ci. Non vorrei averla tirata, non vorrei averla tirata perché poi tutto ci sta, però. Cioè non vedo motivo per cui il Milan debba fottersi. Vai, poi abbassa il volume, abbassa il volume sta pubblicità. Vabbè, comunque, dei commenti, su questa su questo primo tempo da un milanista, che cosa ti aspetti nel secondo, Adri? Ma allora, vabbè, chi dietro Milan deve rischiare per forza perché io sono convinto che Tatarusano non è un portiere affidabile. Prima di tutto tecnicamente, perché anche la sua età, non è mai stato un portiere forte. Non era segnato Tatarusano. 36, 35, 36. Va, che credo... aspetta che guardo. Sì, 36. Ma non cambi granché. 9 febbraio 86, 87. E quindi 87 anni. Ecco. 37. E quindi stavo per dire 36, che va per il 37, ok. E quindi non è mai stato un portiere forte. Cioè, secondo me, già anche quando era alla Fiorentina, non era un portiere forte. Era Tatarusano. Ti dico, però, secondo me, la cosa che secondo me sbagliano in primis i milanisti è dare tutte le colpe di questo tra virgolette mezzo fallimento. Stiamo parlando dalla fine mondiale in poi a Tatarusano. No, quello è sbagliato. Me, è sbagliato. La squadra quando perde, perdono tutti, non perde solamente un giocatore. È sbagliato. Tu mi parli di fiducia, che i giocatori non hanno fiducia. Tutto va bene, ci sta.
Però come quando io avevo io da interista avevo in porta Handanovic, non davo mai colpa a lui quando magari anche i risultati non si ottenevano per una pava, per una roba, perché se arrivano a tirare in porta sinceramente non è un problema solo del portiere, ma è anche il portiere, la difesa, il centrocampo, cioè, ma come gli interisti non devono dare tutte le colpe a Gagliardini, noi non dobbiamo dare tutte le colpe, ma infatti io non sono io non sono uno che si scaglia contro un giocatore solo, no per me se la squadra va male c'è un problema, però... in porta c'è un problema, in difesa, in attacco, pure allenatore, società, c'è tutto che gira attorno ai problemi. Io ho questa mia convinzione, che magari poi può essere sbagliata, il portiere è il primo responsabile della difesa, perché questo è il portiere per una squadra. Io ricordo quando Juve vinse a Barcellona 3-0, quando era 2-3 anni fa, con la doppietta di Ronaldo, me lo ricordo, forse è veramente una delle poche partite in cui ho apprezzato la Juve, quella bestemmia, però lo è veramente stato. Lo so, beh, lì sì, lì e mi ricordo che tra l'altro era porte chiuse, quindi sentivi tutto. Buffon che chiamava i giocatori e diceva loro ogni cosa che dovevano fare. E comunque vedo questa cosa anche in Maignan, perché Maignan in Milan batte le punizioni, lui va a centrocampo, dice cose, fa, ed è molto importante, perché secondo me appunto un leader, diciamo. Esatto, un leader, uno che non è carismatico. I giocatori lo ascoltano, va. Uno che non è carismatico per niente si trova lì e va come va. Alla domanda che mi fanno molti: il Milan, secondo te, se avesse avuto Maignan da inizio gennaio, sarebbero andate meglio le cose? Sì, assolutamente, secondo me sì. Non sarebbero andate bene come andavano bene prima, però secondo me, per esempio, da quello che sento, secondo me a Lecce avremmo vinto contro Tarusano, magari avremmo perso la Supercoppa, sicuro, magari avremmo pareggiato il derby in campionato invece che perderlo, magari, forse, sicuramente con la Roma, con Maignan avremmo vinto. Poi di sé, di ma non se ne fa nulla. Sì. Quando è che torna Maignan? Si sa una data più o meno? Punta la partita di ritorno dell'8 marzo contro il Tottenham. Oh, guarda quel gol, ho visto adesso. Minchia. Il gol. No, ha fatto bello. Voi ci siete mai stati a San Siro? Sì, ovvio. No, obiettivamente però sì, che partita ti sei quest'anno? Ti sei visto, Adri? C'è qualche partita quest'anno? Cosa? Qualche partita del Milan di quest'anno? Oppure no? Se vado? No, oltre che se vai sei andato. No, che non ho capito. Mi sono dato un attimo di cuffia e non ho capito la domanda. Stai vivendo a Roma e lavorando come un mulo? Vado all'Olimpico, sono andato a Lazio-Milan. Disfatta. Minchia, Lazio-Milan 4-0. Parola. Sì, ma poi però sono sempre cose, a prescindere come va la partita, sono sempre esperienze molto. Sì, sono esperienze, diciamo che l'esperienza, fare esperienza a Roma è un pochino complicato, perché insomma io vivo a 5 km dallo stadio, quindi anche relativamente vicino. Certo. Però lo devo andare a parcheggiare all'altro stadio, farmela a piedi. Yeah. In incognito, perché io, ok, con una maglia di Milan sotto, ma sopra felpe, giacchetti. Ma dove eri? In curva, cioè in tribù, in se sei contro a Lazio entri dalla sud, se sei contro a Roma entri dalla nord, giustamente. No, ma tu eri tipo con gli altri tifosi del Milan, giusto? Sì, sempre, in sempre, con sempre, gli altri. Sempre. No, no. Okay. No, no. Ma perché magari sai qualcuno tipo che va in altri stadi, c'è, magari c'è, non però si mette la maglia della squadra che è tifa. Poi tornando indietro. Dai, sì, dici che regalando punti. Comunque, poi mi chiedono perché non vorrei mai Conte, no? Già battuto, ora ecco perché non vorrei mai Conte. Ecco perché. Doppia parata. Cioè, mi pare abbastanza palese, per cui non voglio mai Conte sulla mia panchina. Azione, ecco Tonali che si allunga il pallone su Romero. Questo è giallone. Ha mandato l'intervento. Sì, Romero sì, mai lo prende il giallo. Questo sarà il 700° in carriera su 700 partite. Preso la palla, Romero. Lo prende pure in allenamento. La competizione più o meno la porta sempre a termine una, quale sempre a Serie A, esatto, effettivamente. Sì. O la Serie A, il campionato, vale, nel senso, la Lega. Sì, però cioè, non servono 12 milioni di euro di allenatore per vincere una Serie A. Senso di appartenenza. E si è visto col Milan, si sta vedendo con Napoli. Che poi comunque paghi 12 milioni di allenatore, ma poi devi pagare anche i giocatori che vuole. Sì, certo, perché se tu prendi un allenatore del genere sai le richieste che ti fa. Barella l'ha voluto lui, Lukaku l'ha voluto lui. Certo, a voi. E infatti ora l'Inter giustamente li deve vendere per conseguire. C'è Teo, lo vedo bello aggressivo oggi. Grande Teo, dai. Ed è pure infortunato. La ridà indietro, tira. Brian Diaz che va al destro.
È la prospettiva inganna, bastarda. Minchia, si è capito? Pensavo minchia che fosse possibile sotto le gambe. Appunto. Dritto in porta. Io, boh, io vedo molto un Milan Roma qua. Ah, dici? Più emozionante alla fine, praticamente. Diciamo, per i, nel senso, i primi 70 minuti vedo molto un Milan stile Roma. Poi quello che succede negli ultimi 20 Hernandez. Non mi è dato saperlo. Però da livello di gestione del gioco, sì. Cioè, tolte quelle occasioni con fuorigioco, vedo Milan che ha rischiato poco per ora. Ma però le AU, vedi, a me, boh, non lo so, non mi convince. Fase di controllo nel primo tempo. Vabbè, il mondiale l'ha seguito distrutto. Centrale per Leao, che controlla bene, protegge dal ritorno di Schipper. Che abbiamo parlato, guarda qua. Tocco corto. Bravo, non fa puttanate. Che preparati. Era, vedi, minchia Leao, l'abbiamo proprio. Finora ci abbiamo messo sul piatto d'argento. Abbiamo servito. Ci abbiamo lanciato un altro. Che fa un gol, lo fa bello, sì, velocemente, e tutti parlando, tutti a parlare. Poi per 5-6 partite fa schifo, però quella volta lì fece quel gol. Che bello, sempre così. Ma dai, ma come fai? Okay, allora siamo precisi. Ma perché? Ma come fai a fischiare sti falli? Dai, comunque 1-0 Bayern Monaco. Nel frattempo, indovinate chi è segnato, raga, di chi parlavamo prima? Del Bayern, ma invece no, del Bayern. Musiala? Boh. Ma se si fa male attacca lo scemo, che gioca? Ma guarda, vado io, va bene uguale. Sì, mi sa che cominciano a chiamare persone dal pubblico. Infatti era la caviglia. Cambierebbe di poco. Bennassar potrebbe anche entrare, secondo me. Di gioco per l'arbitro. Si porta. Chi resta giù? Anche. Emerson largo persona. Va bene uguale. Sì. Dai, Adri, come finisce sta partita? Tripletta di Richarlison, vai. Io te la butto. 2-0. Bilancia di bro. 2-0. Ok, surfi. Tripletta di Richarlison, finisce 3-1. La tagliamo e va su TikTok. Ok, 3-1 Richarlison. Io dico 1-0 Milan. Milan riuscirà finalmente a vincere la partita. Anche cartellino giallo per Dyer, che era diffidato. Godo malissimo. Godo. Ma sta giocando, ma Dyer sta giocando come centrale, vero? Sì. Ma vabbè. Che cazzo ha rilanciato sto coglione? No, bro, sono troppo indietro. Ho fatto anche io un rinvio così una volta. Rischia un po' in orizzontale. So che il pallone è tornato in porta, ma questa è un'altra storia, amici. Ok, quindi 3-1 su 2-0 Milan. E comunque il Milan ha fatto due gol con due strappi di Hernandez, contro Torino e Tottenham. Verticale per il taglio di Son. No. Addirittura l'Inglese è entrato in area, cioè così. Molto bravo chi era. Capito dove siamo arrivati? Ma non ha mandato gol del Milan. Poi schippa. No, tanto ormai un in più uno in meno. Cosa ci cambia? Sono tutti rotti. Bravo. Bello. Bello. Devi andare avanti. Buono. Grande Leao su Sar. Se tira. No, ha fatto la cazzata più cazzata che potesse fare. No, invece no, ti dirò, meglio che andare a tirare. Perché no. Vabbè, Perisic in fase difensiva. No, doveva proseguire con la corsa. Secondo me aveva tutte. Poteva fare tutto. Prova ad andare in porta, dici. Sì. In 2-3 così la butti via. Pronto a battere euro. Ma intanto siamo arrivati al quanto manca 20 minuti. Ci mi sto anche annoiando di la verità, cioè. Partita non bellissima, dai. Nota tecnica partita chiusa. Pensavo meglio. Tanta determinazione. Partita migliore. Ma prima di partita chiusa col Milan. Mai. Tutti sono stati i suoi. Mai. Prima ne subì due con la Roma in quanto in 3 minuti. 87esimo e 94esimo, ricordo come se fosse ieri, guarda. Skipper. Io non credo che la partita con la Roma sia la cosa che ha spento la luce, assolutamente. Cioè, io penso che la partita con Roma, più che un punto di partenza, sia stato un punto d'arrivo. Kane. Perché Milan, già sul finale di campionato, prima del mondiale, limita, aveva già vinto diverse partite a culo. Con la Salernitana ha spento la lampadina nel finale. E quindi era praticamente ovvio che finisse così. Solo per aggiornare, Tatarusano ce la fa, ha fatto segno alla panchina, pollice. Ecco, è finita, abbiamo perso. Mirante, dunque il rumeno. Perché? Tatarusano ce la fa. Rimane, Palla rischiosa. No, che culo che. Poi grazie. Addirittura 35 metri. Con personalità. Chi è che tiretto? Questo si chiama tiro della frustrazione per me.
Vabbè, anzi, ha preso la porta, bro. Potrebbe andare molto, molto. Vabbè, dai, gliela passata. Entra Kinderino. Decatellare, ma do 35 milioni, bro. Raga, fallo il 2-0. Sì, oh, se, sì, si sblocca, se si sblocca, fallo il 2-0. Oddio, cosa ha preso? Giuro. Quello che mi preoccupa è che sta per entrare. Non è tanto De Ketteler, è quell'altro. Da parte del Milan, questa palla è Messias. No, Messias. Mamma mia, Messias. Ho visto il Milan-Inter. Cioè, è un miracolato assurdo, eh. E mi ricordo le prime 5-6 partite, se no anche di più. Lui sempre metteva qualcuno davanti la porta. Giroud, sponda. Non ce l'ho. E non c'era il fuori. No, no, no. Ma fatto, perché era ancora. Ma frate, ma come fa a dire il telecronista non fa? Il telecronista dice non, fra... non è facilissimo. Ma come fa a dire non è fai davanti la porta di testa? È all'interno della porta. C'è più sotto il rigore, manco la porta ha preso. Questa palla ha voluto colpirla. E poi però si lamentano e criticano De Ketteler. Mamma, la deviata mi pare. Da parte di Giroud. L'ha toccata Perisic. Altro cross con no! Che fallisce. Chi è? Per la seconda ma secondi, il raddoppio. Mamma mia, sbagliare no. Questo ma raga, ma il 2-0 è buono come il pane lì. Devono farne 3 per passare dell'avversario. Oye in casa sempre 3. Io dico no, che questo, ecco, questo è ancora più scandaloso. Vedi, ora sta dei grand drop, finisce male questa partita. Un altro potenziale TikTok, magari si vince 1-0, ma secondo me se non si fa gol adesso la paghiamo laggiù. Non si fa più di un minuto e mezzo. Eh no, magari poi vinci 1-0, dici vabbè, ho vinto 1-0 e poi laggiù la paghi. Situazione nell'area del Milan. Kane Giroud, il cross per Richarlison all'indietro. No! No. C'è stata deviazione, c'è calcio d'angolo per gli Spurs. Tatarusano gioca solo in Champions League. Meglio di niente. Mi ricordo la partita di Madrid dell'anno scorso. Sì, e fece anche, Madrid, e fece anche una mega parata col Porto quando si pareggiavano una a San Siro, me lo ricordo. Per il Tatarusano è vero, certe volte gli escono parate che in campionato mai. Su Tonali. Perché la lasciava scorrere, Teo? Non ho capito che riuscivo a prenderla. Ma ogni tanto deve fare le cagate senza arte né parte. Ma lui ogni tanto gli prendono queste cose, lui fa l'artista in campo, Hernandez. Attaccato. Però quando gli riescono le giocate, bro, che gli vuoi dire? No, riescono. Niente da dire, però a volte c'è cioè, fa delle cose che esagero. Sì, certo. Cazzo, 10 minuti di ritardo mi sono perso il gol. Poi non è successo veramente più nulla. A me, quando Tatarusano fa quel passo in avanti e poi lo rifà indietro, mi spaventa. Palle inattive. Spaventa. Mamma mia, cosa può succedere? Tutto, può succedere di tutto. Esco o non esco? Ecco, viene in mente quello. Vai, sì, comunque, buono come il pane che si è rotto venta al culo. Sbagliato di Patichen. Buono come fa? Vabbè, comunque sì, vabbè, il centrocampo, ma secondo me anche con lui non è che la partita. Vabbè, però un problema a meno. Oddio! Quando, no. Posso avere ragione? No, non posso avere ragione. Se anche io prima di oggi ho pronosticato un 1-1, sinceramente. Però meno del culo che tutte queste occasioni sprecate in 10 minuti. Fare molto minuti. Pallo laterale. Ho fatto una spazzata un po' esotica. Non è un professionista, è preso dalla strada. No, non può essere fallo questo, dai. Fischiano mai, però lo fanno i difensori. Sì, vabbè, fallo corre di più, Giroud, dato che ci sei. Già non corre senza palla, figuriamoci con. Finisce qua. Dai, dai, dai. Dai, prova di tecnica. Attenzione, equilibrio. Bella vittoria, bella vittoria questa. Da interista vi dico, questa è una bella vittoria perché è un bel passo avanti la finale di Champions League. Forse la cosa più positiva che si possa raccapare da questa partita sì, è che non si è preso gol. Perché comunque se il Tottenham ha preso 4 gol dall'Ester domenica, con tutto rispetto, almeno 2 gliene potevi fare oggi. E si è visto che 2 gliene potevi fare.